Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi parlerò soltanto in italiano perché ho deciso di fare un video un po' diverso da solito. Oggi vi porterò con me durante la mia giornata, parlando esclusivamente in italiano. Ogni volta che ci sarà una parola utile, scriverò la parola e la sua traduzione. Inoltre, per tutta la durata del video, avrete anche i sottotitoli in italiano. Ora è domenica sera. E ho registrato una parte del mio pomeriggio. Di domenica non lavoro tanto, ho meno lezioni rispetto al resto della settimana, quindi ho deciso di farvi vedere un po' com'è la mia giornata a casa e cosa mi piace fare quando ho del tempo libero. Se questo video vi piace, ne registrerò altri anche fuori, così vi mostro un po' della vita italiana e allo stesso tempo potrete imparare nuove parole, nuove espressioni e praticare l'ascolto. Iniziamo con il video. Ho appena finito di asciugare i capelli e adesso vado a truccarmi, che tra mezz'ora ho una lezione. Adesso impariamo un po' di vocaboli relativi al make-up. Non interesseranno a tutti, ovviamente, però può essere utile imparare qualche nome dei prodotti che noi utilizziamo normalmente per truccarci. Allora, la prima cosa che io utilizzo è il fondotinta. So che non si dovrebbe stendere con questo pennello, però io mi trovo bene così. Praticamente lo stendo come una terra. La seconda cosa che io utilizzo è il correttore, anche se in realtà quello che io uso non è un correttore, ma un fondotinta perché mi trovo meglio e ha una consistenza molto molto buona. Qui non lo stendo neanche con un pennello, ma uso le dita. Dopo questo uso la terra abbronzante, anche qui la metto un po' a caso. Poi c'è la mia parte preferita, che è il mascara. Per il mascara di solito dedico un po' di tempo perché mi piace avere le ciglia lunghe, però di giorno di solito lo applico un po' più velocemente. E adesso l'ultimo step, che è il rossetto. In realtà io adoro i rossetti normali, ultimamente però compro questi rossetti liquidi, queste tinte labbra, perché durano di più e le puoi usare anche sotto la mascherina senza macchiarla. Ok, adesso che il make-up è finito, vado a vestirmi, che tra poco inizia la lezione. Mi piace sempre parlare con i miei studenti, anche perché sono di tutte le parti del mondo e ogni volta imparo qualcosa di nuovo. Oggi parlerò con uno studente del Canada. Non so quanti di voi lavorino da casa, però quello che io di solito indosso è un maglione, dei leggings, dei pantaloni della tuta, dei jeans. Ovviamente se tra una lezione e l'altra esco, oppure se ho un pranzo o qualcosa di particolare, magari mi vesto un po' più carina. Penso sia importante stare comodi a casa, però allo stesso tempo penso che sia anche importante vedersi un po' più carini e appunto non troppo trasandati. Ok, ho finito adesso la lezione e sono le 2:15. Adesso vado a mangiare qualcosa per pranzo, anche perché ho abbastanza fame. Di solito a pranzo non mangio moltissimo. Qui c'è un po' di ricotta, del polpettone che ha fatto mia mamma e del prosciutto crudo. E poi mangio sempre un po' di insalata, oggi le carote, però dipende, mi piace variare molto spesso. Adesso ho finito di mangiare e c'è una bella giornata, quindi penso che andrò a prendere un po' di sole in giardino o a bere il caffè in giardino. Andiamo a vedere com'è il tempo.
Non fa ancora caldissimo perché ieri ha piovuto tutto il giorno e infatti c'è abbastanza vento e il tempo è un po' instabile, un po' nuvoloso, un po' soleggiato, però meglio di ieri. Ovviamente mi siedo e inizia ad essere nuvoloso. Ok, la mia pausa sole è durata molto poco perché sono arrivate le nuvole, fa un po' freddo, quindi ho pensato che fosse meglio rientrare. Ora pensavo di studiare un po' di cinese. Ho dato la certificazione di cinese la scorsa settimana e sto aspettando i risultati, dovrebbero arrivare questa settimana. Ho dato la certificazione HSK2, adesso ho iniziato a studiare per HSK numero 3. È il livello in cui bisogna iniziare a memorizzare i caratteri. È molto difficile, non ho una buona memoria con questo e devo ancora trovare il metodo giusto per imparare. Sto sperimentando diversi metodi, quindi vediamo quale funziona meglio. Ora vi faccio un po' vedere come studio cinese. Per ogni livello di HSK c'è un numero prestabilito di parole che bisogna studiare. Nel caso del HSK3 le parole da studiare sono 600. Il problema è che contrariamente a HSK1 e HSK2, dove era sufficiente studiare la pronuncia delle parole, per l'HSK3 è necessario studiare anche i caratteri. Infatti temo che lo studio di questo HSK3 sarà un po' più lungo di HSK1 e HSK2. Come prima cosa qui ho la lista delle parole che sono necessarie per l'HSK3. Come vedete, da un lato c'è il carattere, al centro c'è la pronuncia e a destra c'è la traduzione. Qui invece ho il libro ufficiale dell'HSK3 dove solitamente studio e cerco di riconoscere i caratteri che non conosco, oppure guardo i caratteri nuovi e li segno con dei colori diversi di modo tale da visualizzarli in maniera più immediata. Scrivo le traduzioni dove è necessario e provo a tradurre il dialogo. Qui ho anche la lista dei vocaboli che ho stampato. La lista mi serve perché spesso li ripeto, cerco di ripetere i vocaboli ogni giorno o comunque un certo numero di vocaboli ogni giorno. Quando si tratta di memorizzare, nel mio caso, è necessario ripetere. Anche quando ero a scuola dovevo ripetere continuamente per memorizzare i vocaboli o le parole nuove. Un'altra cosa che faccio, so che sembra un po' strana, però mi aiuta molto, è usare i colori. Vi faccio vedere. Vedete, qui per esempio c'è una lista di parole che ho difficoltà a memorizzare. Allora le ho segnate e ho fatto le frasi con i vari colori. Non ho messo i toni in tutte le parole, anzi in quasi nessuna. Ora vi faccio vedere un'app che adoro perché mi aiuta tantissimo quando non c'è la pronuncia, come in questo caso. Praticamente ti riconosce direttamente i vocaboli. Ora non riesco a riprendere le due cose insieme. Fai la foto e poi ogni vocabolo lo selezioni. No. Lo selezioni e ti dice qual è la traduzione. È molto molto utile. Ok, adesso ho finito di studiare cinese, non ho studiato molto oggi, soltanto un'oretta, perché devo iniziare un'altra lezione adesso. Dopo la lezione penso che mi preparerò una tisana o qualcosa da bere per la merenda e inizierò pian piano a modificare questo video. In questi giorni ha fatto abbastanza brutto tempo, continua ad essere molto instabile il meteo. Spero che dalla prossima settimana sarà possibile uscire un po' più spesso, fare sport all'aperto, e eccetera eccetera. Ho deciso di farmi una tisana. Mi faccio questa tisana che è al gusto cannella. Io adoro la cannella, infatti ho candele di tutto alla cannella. Cannella ovunque, ora non so se si vede. Allora, sì, cinnamon. Tantissime ne ho. Un'altra, sempre cannella, questa è diversa, sparkling. Però sempre gusto cannella, eh.
Vediamo cosa c'è scritto. Lo traduciamo insieme. Ok, la nostra coscienza creativa non è limitata. Questa è la tazza dell'high school che ho frequentato negli Stati Uniti, si chiamava Estancia High School. Non so se si vede che mi piacciono molto gli Stati Uniti. Queste sono tutte delle targhe che ho preso nei vari stati che ho visitato. Questa è la mia camera dell'infanzia. Sono qui da settembre e sto qui ancora per qualche mese. Era da 10 anni che non tornavo in questa camera, quindi ci sono un po' tutti i ricordi di quando ero al liceo o di quando ero a Genova a scuola. Ora passerò almeno 2 ore che finalmente inizio con l'editing del video. Probabilmente saranno necessarie molte più ore, anche perché voglio provare a fare i sottotitoli. Ho letto che ci vuole molto tempo, però ci proviamo. Quindi penso di concludere il video qui. Spero che questo format di video vi sia piaciuto, un po' differente dalla classica lezione di italiano. Fatemi sapere se volete vedere altri video di questo tipo. In ogni modo, se vi è piaciuto il video, per favore lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!